sindaco di Genova condannato, il vice ministro Rixi, che ha immediatamente consegnato le proprie dimissioni, accettate da Salvini, che però contemporaneamente lo ha nominato responsabile per le infrastrutture e trasporti della Lega. Ma questa è la prova che la Lega e la questione morale sono cose che sono pervicacemente intrecciate, cioè non ho mai visto Salvini utilizzare azioni e comportamenti netti contro il malcostume, contro la corruzione, salvo la propaganda. Questo è il tema, dai 49 milioni che non ha ancora restituito, agli avvisi di garanzia, alle inchieste, alle condanne che hanno attraversato la storia della Lega di quando Salvini ha sempre fatto parte di quel partito. Semmai c'è da chiedersi come mai non è più un tema centrale nel paese. Evidentemente, nonostante questo, Salvini viene considerato un leader affidabile da una parte significativa del nostro paese, ma evidentemente la sua propaganda su un tema dove ha distolto l'interesse ha funzionato. Lui ha fatto intendere per questo tempo che il problema della sicurezza fossero i barconi, che il problema dell'Italia fossero i barconi, mentre invece i problemi dell'Italia sono la mancanza di lavoro, che non è certo sottratta dai barconi. Il problema dell'Italia è la corruzione, il malaffare, una politica che non è delle mani pulite, una politica che non investe sullo sviluppo, l'infiltrazione delle mafie. Questi sono i temi di cui questo governo e Salvini in particolare mi sembra che non se ne occupino per nulla. E poi comunque il tema della questione morale, ahimè, non riguarda solo la politica, riguarda ancora una volta, mi pare di capire, anche la magistratura, che mi sembra un altro tema assolutamente non nuovo. Basti vedere quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore, tra Perugia e Roma, per capire che il vero tema è questo. Si arrabbiarono un po' quando lo dissi 10 anni fa, 12 anni fa e 13 anni fa in magistratura. C'era pure, mi ricordo, Palamara, non lo ricordo bene a Palamara.